Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Vediamo quali sono le principali notizie di oggi. Svolta sul caso di Maria Chindamo, indagato l'ex cognato. Evadono le tasse per 10 milioni denunciati dalla Guardia di Finanza. Oliverio ritorna in libertà, la Cassazione accoglie il suo ricorso. Lamezia rubò borsa ad anziana, torna in libertà 41enne. Il Premier Conte annuncia Consiglio dei Ministri in Calabria. CGIL assoverato festa di libertà. Questo e altro tra poco. Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri tra Girifalco e Borgia, due le auto coinvolte. Sul posto sono subito giunti i soccorsi e i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere i feriti. Una coppia di anziani a bordo di una delle vetture coinvolte è stata trasportata all'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro. A causa delle ferite riportate, la donna 80enne sarebbe poi deceduta mentre il marito resta ricoverato in gravi condizioni. Ferita anche la persona a bordo dell'altra auto, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per accertare le dinamiche dello scontro. Svolta sul caso di Maria Chindamo, indagato l'ex cognato. Potrebbe esserci una svolta nell'inchiesta su Maria Chindamo, la 44enne di laureana di Borrello, svanita nel nulla il 5 maggio del 2016. Almeno tre persone sarebbero state iscritte nel registro degli indagati e una di queste tre persone sarebbe l'ex cognato della donna. La casa dell'ex cognato, sposato con una sorella dell'ex marito di Maria Chindamo, sarebbe stata perquisita e sarebbe stato anche prelevato il suo DNA per confrontarlo con il sangue trovato sulla macchina della vittima. Una delle ipotesi avanzate fin dalla scomparsa, che finora resterebbe la più accreditata, è che la donna possa essere stata uccisa per una sorta di vendetta dopo il suicidio del marito, avvenuto in seguito alla separazione tra i due esattamente un anno prima della scomparsa. Una seconda ipotesi porta invece a delle tensioni che sarebbero sorte poco prima della scomparsa in merito ad alcuni terreni di proprietà di Maria e dell'ex marito. Evadono le tasse per 10 milioni, denunciati. Due persone sono state denunciate per frode fiscale e occultamento delle scritture contabili dei finanzieri del gruppo di Locri, che hanno scoperto un'evasione di tributi pari a 10 milioni di euro. Le denunce sono scattate a conclusione di una verifica fiscale condotta nei confronti di due società operanti nel settore della preparazione a Concia del Cuoio. La minuziosa disamina delle operazioni di accreditamento e addebitamento, tesa alla ricostruzione delle operazioni economiche poste in essere dalle due imprese, ha consentito di constatare un'ingente sottrazione al fisco di ricavi non dichiarati e costi che non soddisfacevano i requisiti previsti della normativa fiscale vigente. Oliverio ritorna in libertà, la Cassazione accoglie il suo ricorso. Revocato senza rinvio l'obbligo di dimora per Oliverio e questa è la decisione della Corte di Cassazione arrivata in serata sul ricorso presentato dagli avvocati del Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. È durata poco più di un'ora in Cassazione la discussione in merito all'obbligo di dimora a cui era sottoposto il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, dal 17 dicembre scorso. Gli avvocati Vincenzo Belvedere e Armando Veneto avevano chiesto la revoca o l'annullamento del provvedimento che obbliga il governatore a non lasciare il suo comune di residenza, San Giovanni in Fiore, nel Cosentino. La misura restrittiva era stata emessa dal GIP distrettuale di Catanzaro a seguito delle risultanze dell'inchiesta denominata Lande Desolate, su presunte irregolarità nella gestione degli appalti relativa alla costruzione dell'aviosuperficie di Scalea, agli impianti di risalita della Sila ed a Piazza Bilotti a Cosenza. Le accuse ipotizzate per Oliverio sono abuso d'ufficio e corruzione. Il Presidente della Regione quindi da stasera ritorna in libertà. Donna maltrattata dal marito e figlio nel Reggino, arrestati grazie a denuncia. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Villa San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di ZM, 48enne, e di ZF, 29enne, padre e figlio di Villa San Giovanni, responsabili, a vario titolo, dei reati di maltrattamento in famiglia, minaccia, lesioni personali aggravate e violenza privata. L'autorità giudiziaria, raccogliendo le risultanze probatorie degli investigatori della Polizia di Stato, nonché da ultimo la denuncia della donna, presentata proprio il giorno della festa della donna, l'8 marzo, ha disposto per il marito la custodia cautelare in carcere, valutata come unica misura idonea per tutelare la donna dai comportamenti dell'uomo, mentre per il figlio la misura degli arresti domiciliari. Trovato in auto con cocaina, arrestato pusher nel Cosentino.
Carabinieri di Praia a Mare hanno arrestato un uomo di Napoli pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sabato sera i militari hanno fermato l'uomo 38enne alla guida della sua auto. Insospettiti dal suo stato di agitazione, i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare, trovando 7 grammi di cocaina suddivisa in 9 dosi. Le analisi condotte dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti dell'arma dei carabinieri hanno permesso di accertare che dal quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, sulla base del principio attivo contenuto, avrebbe potuto essere ricavata circa 25 dosi da destinare alla vendita al dettaglio. Nel corso dell'udienza per rito direttissimo presso il Tribunale di Paola, l'arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua residenza campana. Lamezia rubò borsa d'anziana, torna in libertà il 41enne. Lascia il carcere Angelo Pino Lamettino di 41 anni, arrestato dalla polizia lo scorso 2 gennaio in quanto ritenuto responsabile di aver rubato la borsa di un'anziana signora nel centro di Lamezia. Il tribunale ha accolto l'istanza presentata dal suo legale, l'avvocato La Russa, e lo ha rimesso in libertà, rimanendo comunque il reato di furto aggravato. Gli agenti, durante un controllo del territorio, erano stati attratti dalle grida di una signora che era all'interno del cortile del palazzo in cui abitava e avevano notato poco distante un uomo che con una borsa femminile sotto un braccio si allontanava correndo. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti lo avevano raggiunto mentre si liberava della borsa e del giubbino che indossava. Angelo Pino era stato così arrestato e posto ai domiciliari per il reato di furto aggravato. Successivamente, dopo qualche settimana, gli era stata aggravata la misura con la custodia cautelare in carcere, in quanto era stato sorpreso per strada nonostante i domiciliari. Il tribunale ha così scarcerato il 41enne. Premier Conte, organizzerò Consiglio dei Ministri in Calabria. Vi anticipo che ho intenzione di far svolgere un Consiglio dei Ministri in Calabria, perché la Calabria è una delle regioni del Sud più abbandonate a se stesse e il Consiglio dei Ministri avrà un valore simbolico ma anche operativo. Lo ha affermato il Premier Giuseppe Conte incontrando gli studenti della LUISS nelle conversazioni su Europa e futuro. In Calabria ci sono tanti problemi, una sanità disastrata, una criminalità insidiosissima. Con il Consiglio dei Ministri porteremo delle misure concrete, sottolinea Conte, che aggiunge: sulla sanità stiamo pensando ad intervento straordinario risolutore. Martino scrive a Conte: il Consiglio dei Ministri si faccia a Capistrano. Accolgo con piacere l'annuncio del Premier Conte di voler svolgere un Consiglio dei Ministri proprio qui in Calabria. È un'azione che lancia un segnale molto importante. Il commento è del sindaco di Capistrano, Marco Martino, che annuncia un'iniziativa importante. La nostra regione, sostiene, ha realmente bisogno di riscattarsi dallo stato di abbandono e di trascuranza in cui vive. Ecco perché ho deciso di scrivere ed inviare già domani una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, invitandola ad effettuare il Consiglio dei Ministri proprio nel comune che rappresento, ovvero Capistrano. Un Consiglio dei Ministri che avrebbe fatto nel paese di Renoir con i suoi affreschi in un meraviglioso borgo del panorama fortemente naturalistico ed esaustivo. Proprio per provocazione ed orgoglio per la nostra comunità, specifico che le spese di vitto ed alloggio per la durata dell'importante incontro saranno a nostro carico, confermando sin da subito la disponibilità con le strutture ricettive del luogo. Spero che questo invito, che nasce dal profondo del cuore, sia accolto dal Presidente Conte e dai suoi ministri, che aspettiamo con ansia insieme all'immenso affetto che caratterizza la comunità capistranese, che rappresento con orgoglio. CGIL ha assoverato festa di libertà. Il diritto degli anziani di vivere bene e in salute è il tema al centro di un dibattito che si è tenuto al Teatro Comunale di Soverato nel corso del Festival della Libertà organizzato dalla CGIL. Sono due argomenti molto vasti e noi cercheremo di stringere su alcune proposte nelle quali loro effettivamente potranno portare in consiglio questa nostra iniziativa, e sono principalmente le liste di attesa, l'abbattimento delle liste di attesa, che è un problema molto sentito non solo dalla comunità calabrese in toto, ma nello specifico dai pensionati. E un'altra tematica che noi abbiamo molto a cuore è finalmente vedere i piedi, diciamo così, alla legge regionale sull'invecchiamento attivo, che è stata proposta e approvata lo scorso maggio 2018 dal Consiglio regionale ed è stata anche finanziata, che però per piccoli adempimenti tecnici, chiamiamoli così, e burocratici, ancora non è attuata. Noi stiamo facendo un lavoro da un mesetto insieme alle altre sigle sindacali, incontrando tutti i sindaci delle tre province
province, e adesso noi siamo come organizzazione Area Vasta, quindi ricomprendiamo la provincia di Catanzaro, Crotone e Vibo, dove incontriamo i sindaci, specialmente i sindaci capofila degli ambiti socioassistenziali, affinché riusciamo ad interloquire con loro sia in materia del sociale, spingendo per quanto possibile, visti i bilanci comunali, affinché queste amministrazioni si adoperino ad aumentare quelle che sono le cifre in bilancio relative alle politiche sociali. Noi siamo l'ultima regione in Italia per spesa pro capite sia per l'assistenza sanitaria che per quella sociale. Abbiamo incontrato molte amministrazioni, anche lunedì incontreremo questa del comune di Soverato, che si rendono tutti disponibili e stiamo cercando di intavolare un iter, diciamo così, collaborativo. Infatti stiamo proponendo anche quella che è la consulta degli anziani, con organo consultivo che è stato già approvato per esempio lo scorso anno nel comune di Lamezia, nonostante fosse commissariato, in quello di Maida, di Marcellinara, un organo consultivo che secondo noi darà l'opportunità sia alle amministrazioni che alla cittadinanza, in questo caso ai pensionati che ne faranno parte, di avanzare proposte fattive, di collaborare con le amministrazioni per risolvere quelli che sono i problemi che la popolazione anziana vive nel sud, in special modo nelle nostre province. Siamo in una situazione complicata, la problematica della sanità in Calabria sta implodendo, abbiamo visto quello che è successo a Reggio, quello che è successo con una serie di indagini della magistratura in alcune ASPI, in alcune aziende sanitarie, e noi riteniamo che invece sulla sanità si debba prestare tutta l'attenzione e l'impegno necessario. Noi avevamo anche chiesto al Consiglio regionale di convocare un'apposita sessione nella quale si invitavano tutti gli attori necessari, insomma dalle forze sociali alla conferenza dei sindaci, al commissario e così via dicendo, per prestare l'attenzione necessaria in collaborazione positiva, perché in questi anni abbiamo assistito ad un conflitto tra il commissario e la regione, che pur in presenza del commissario mantiene la sovranità sanitaria in capo alla regione. Invece di dialogare, abbiamo visto un conflitto che ha portato solo dei danni e che ha peggiorato le condizioni di vita e dei servizi nei settori sia sociali che sanitari della nostra regione. La qualità della vita e dei servizi continua a diventare un problema. Questi temi diventano importanti anche per proiettare delle iniziative, delle proposte che noi come CGL, come SPI stiamo da tempo proponendo ai diversi attori del partenariato istituzionale. Abbiamo posto il tema delle aree interne, abbiamo posto il problema, i temi della salute, di un welfare inclusivo, dei servizi, che soprattutto in aree come queste, soprattutto nel mezzogiorno, segnano il passo. Ecco perché queste iniziative sono importanti anche alla luce di quella che è la condizione degli anziani, in un momento in cui la Calabria vive un processo di desertificazione, non solo giovanile ma soprattutto in alcune aree. Poi abbiamo questo grande tema delle aree interne che si stanno di volta in volta spopolando, e quindi la qualità degli interventi, il tema del sistema socio-sanitario e socio-assistenziale diventa fondamentale. Noi abbiamo delle piattaforme, delle proposte che oggi siamo qui a discutere anche con il partenariato economico e sociale. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Siglato protocollo tra Comune di Catanzaro e Associazione Consumatori. Nella sala concerti di Palazzo dei Nobili è stato siglato il protocollo di intesa tra l'amministrazione comunale e le associazioni dei consumatori per la realizzazione dello sportello amico del consumatore. Oggi avverrà la stipula del protocollo di intesa tra l'amministrazione comunale e le associazioni dei consumatori a difesa dei consumatori, Adusbef, Casa del Consumatore, Codacons e Odicon. È il frutto di un lavoro di concertazione con le associazioni appena citate, che è finalizzato alla creazione all'interno dell'amministrazione comunale di uno sportello amico del consumatore. Un'attività che verrà svolta in via sperimentale una volta a settimana, il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30. E lo sportello sarà presso l'ufficio elettorale situato a piano terra di Palazzo dei Nobili. L'attività che verrà svolta è un'attività prevalentemente informativa su quella che è la disciplina giuridica a difesa del consumatore. Nello stesso contesto verrà data anche informazione su quelli che sono gli strumenti per poterne dare attuazione, ed è un tipo di attività che va ad unirsi a tutte le attività di front office che quotidianamente vengono svolte nell'ambito dell'amministrazione comunale. Si affianca
all'attività di dematerializzazione che il Comune sta ponendo in essere anche con riscontri abbastanza positivi, abbiamo deciso in questo modo di offrire alla cittadinanza un ulteriore servizio di front office e la particolarità è che, essendo quattro associazioni a difesa del consumatore, l'utente che si rivolgerà alle stesse avrà la possibilità di poter avere una difesa eterogenea in base anche a quelli che sono i singoli campi di specializzazione che le stesse hanno nell'ambito giuridico. Cassa del Consumatore si occupa di tutto ciò che riguarda il consumerismo, quindi se i consumatori hanno bisogno non solo di chiarificazioni, quindi di sentire un consiglio che sia professionalmente valido, possono rivolgersi all'Associazione dei Consumatori, ma dalle cose più banali che può essere la lettura di una bolletta, di una cartella esattoriale, e dal disservizio che viene dato dalle compagnie telefoniche, quindi è ampissimo lo spazio delle associazioni dei consumatori. E noi abbiamo voluto, unitamente ad altre associazioni presenti stamani, che sono Codacons, Adusbef, Udicon, avere questo spazio fisico all'interno dell'amministrazione comunale, e questo grazie alla lungimiranza, devo dire, all'apertura che c'è stata dell'assessorato e quindi nella persona dell'assessore Sculco, questa apertura verso l'utenza cittadina, la possibilità di incontrare in un luogo fisico i cittadini e dall'altra parte le associazioni dei consumatori. È un'apertura dell'amministrazione verso l'utenza e verso la comprensione maggiore di quello che è considerato consumerismo. L'Adusbef è un'associazione di consumatori, sono la responsabile regionale. L'Adusbef si occupa prevalentemente del settore bancario, finanziario e postale. Allora, noi abbiamo recepito questa che è un'iniziativa importantissima dell'amministrazione comunale, di aprire uno sportello per essere più vicini anche ai cittadini. E il settore per cui noi siamo specializzati è quello appunto bancario e finanziario, e noi sovente riceviamo persone che hanno problematiche relative anche ad esecuzioni immobiliari, quindi al vendite all'asta, e problemi relativi anche all'accesso al credito e all'eccessivo indebitamento delle famiglie. Quindi la presenza anche dell'Adusbef è in relazione anche ad un corretto accesso al credito e anche una prevenzione in materia di indebitamento. Speriamo, ecco, di essere utili anche alla cittadinanza in merito a queste problematiche. Sull'evento NACA di Davoli a Matera, anche oggi un servizio di Lorena Pallotta. Manca davvero poco alla giornata inaugurale dell'evento La NACA di Davoli a Matera, prevista per domenica 24 marzo presso il centro espositivo Casa Cava. La mostra docufotografica prevede l'esposizione di fotografie, tutte dedicate alla caratteristica processione davolese che si svolge nella notte del Venerdì Santo. Esporranno Luna Loiero, Ernesto Sessito, Domenico Giampà, Vittorio Marra e Oreste Montebello, che ai nostri microfoni parla del rapporto fra religione e fotografia. Oreste Montebello, come si può definire la rappresentazione religiosa all'interno della fotografia? È quasi sempre presente nelle manifestazioni popolari, nelle nostre tradizioni locali, ma non solo. È una manifestazione di enorme pathos, è una manifestazione che coinvolge le comunità e anche le comunità non religiose. Presentato in Cittadella il convegno sulle metodologie didattiche per favorire l'apprendimento. L'assessore all'istruzione Maria Francesca Corigliano ha illustrato nella Sala Oro della Cittadella Regionale di Catanzaro un convegno nazionale metodologie didattiche per favorire l'apprendimento. Si tratta di un momento di formazione alto, elevato proprio per la qualità anche dei relatori, che la Regione Calabria finanzia nell'ambito della legge 27 sul diritto allo studio. Questo progetto, proposto dall'Associazione Potenziamenti, che si occupa proprio dei disturbi specifici dell'apprendimento, è stato finanziato già lo scorso anno, ha registrato la partecipazione di 800 docenti circa, e quindi quest'anno viene non solo riproposto, ma addirittura con un finanziamento raddoppiato. E questo perché nell'ambito delle politiche per l'istruzione noi stiamo ponendo grande attenzione
proprio sulla questione dei disturbi dell'apprendimento, sapendo che c'è un problema aperto nel mondo della scuola, perché i disturbi dell'apprendimento, che sia il deficit di attenzione, piuttosto che la dislessia, piuttosto che la discalculia, dovrebbero essere individuati precocemente e invece non lo sono, o raramente lo sono, perché proprio gli insegnanti non hanno gli strumenti professionali, non sono attrezzati professionalmente per riconoscere i segni di questi disturbi. Il bambino viene scambiato quasi sempre per un ragazzino svogliato, vagabondo, disattento, e quindi al problema di apprendimento in sé si aggiunge anche la bassa autostima che al bambino deriva da un impatto così devastante con la valutazione scolastica. Allora noi stiamo investendo per formare insegnanti, lo facciamo con questi corsi, lo facciamo anche avendo inserito nel catalogo dell'alta formazione dei corsi specifici sui disturbi di apprendimento, e stiamo anche valutando a delle azioni di formazione che andranno a ricadere in un bando sull'orientamento precoce che stiamo ponendo in essere e che vede un finanziamento di almeno 4 milioni. L'evento, riassumerlo in poche parole, sì, sicuramente, cioè è un'attività che richiede uno sforzo enorme da parte dell'organizzativa, perché naturalmente i relatori che intervengono in questa attività formativa arrivano da tutta Italia, quest'anno solo da tutta Italia, gli anni scorsi sono arrivati anche da altri paesi. Questa attività vuole significare uno stimolo proprio alla formazione continuativa di supporto ai docenti, perché poi alla fine rimane nelle competenze del docente quello della rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento dei bambini, quindi questa iniziativa si pone proprio a servizio del tessuto in generale, di tutto il tessuto sociale, perché è un evento assolutamente gratuito, sono invitate le famiglie, è invitato il mondo della scuola, anche il mondo dei professionisti che si occupano di diagnosi, quindi l'ambito clinico. Uno sforzo che noi facciamo volentieri proprio per cercare di fronteggiare quelle che sono le emergenze che sorgono e vengono rilevate all'interno della regione quotidianamente dai nostri volontari e comunque dal mondo della scuola, che ci riferisce la difficoltà nella gestione all'interno delle classi di questi studenti che hanno delle difficoltà di apprendimento e anche di attenzione e concentrazione. Quindi l'invito è quello a partecipare a questo tipo di iniziativa, perché sicuramente anche per noi genitori avere qualche informazione in più ci impedisce di fare degli errori, come è stato per esempio nel mio caso, e quindi di favorire uno sviluppo positivo degli individui che hanno queste caratteristiche. Bisogna fare rete, quindi la scuola, le attività del servizio sanitario, ma la famiglia in primis, devono essere informate su questo tipo di aspetti. Era un'opportunità straordinariamente positiva, anche una buona prassi e una proficua collaborazione tra la regione con i diversi dipartimenti, pubblica istruzione in primis, servizi sociali e poi salute, che assieme all'associazione, all'ufficio scolastico, all'università di Cosenza mettono insieme per la terza volta un lavoro di approfondimento su una domanda di salute spesse volte sottovalutato, persino ignorata, ma che coinvolge centinaia e centinaia e migliaia di persone, di ragazzi fondamentalmente. E quindi un approfondimento che serve a mettere in campo anche una capacità di approfondimento per quanto riguarda le diagnosi e per quanto riguarda anche le metodologie, a partire dal mondo scolastico e lo stesso mondo che riguarda le diagnosi dal versante sanitario. Stamattina la Regione ha ufficializzato la predisposizione di un decreto dipartimentale che istituisce l'Osservatorio regionale sulla dislessia e che individua nel
distretto di Rende la struttura di coordinamento regionale, essendo la struttura che da diversi anni svolge le primarie attività in questa direzione. C'è uno sforzo e un impegno da parte della Regione, del Dipartimento, siamo sicuri anche dello stesso commissariato, a rafforzare quelle che sono le figure professionali che necessitano in questa specifica diagnosi, a partire da neuropsichiatri infantile e tutta, diciamo, la catena che si costituisce attorno a una diagnosi del genere, per fare in modo che anche l'individuazione e la diagnosi siano fatti in tempi ragionevoli, soprattutto non in ritardi che magari possono condizionare anche l'esito di recupero del paziente stesso. Questa è la terza edizione, la Regione c'è con i suoi dipartimenti, un grazie all'Associazione che in modo anche diciamo puntuale dal punto di vista scientifico, puntuale dal punto di vista, diciamo, dell'operatività, porta a compimento questo terzo appuntamento e un lavoro che dovrà sicuramente continuare nei prossimi mesi rispetto a quelle che sono, diciamo, le competenze di ciascuno di noi. E questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, buona serata.